Ma capiamo bene, abbiamo usato una strategia turbo perché era una strategia, è una strategia leva, se non sbaglio la leva era il 3,5%, per cui siamo arrivati a circa un più 10% oggi con questa strategia. Allora, se Fitch non ci ha bocciato, vuol dire che le banche hanno spazio per correre. Nei giorni scorsi le banche sono state un po' spaventate appunto dall'arrivo di Fitch, che diciamo questo non taglio è stato inaspettato per tutti. Perché? Perché Fitch una settimana prima taglia il PIL italiano e poi non taglia l'outlook. Ci ha sorpreso. In effetti noi eravamo già pronti al peggio, quindi già questo aveva guidato l'andamento, la performance del settore bancario in negativo, in frenata. Il mancato taglio ha fatto esplodere gli acquisti. Allora, come funzionano le strategie turbo? Io ho deciso di appunto andare su una strategia long su UniCredit perché è stato uno di quei titoli che aveva un po' più sofferto nei giorni passati, quindi mi aspettavo un rimbalzo più deciso, questo è stato. Usiamo le strategie turbo di BNP perché sono dei prodotti studiati apposta per evitare l'effetto compounding, è un effetto un po' particolare, poi gli esperti di BNP vi potranno spiegare meglio come funziona. La strategia funziona che noi oggi entriamo su UniCredit con un turbo long, ma poi questo turbo ce lo teniamo in portafoglio. Perché? Perché abbiamo creato questo margine del 10% e da qui in poi continuiamo a tenere il nostro titolo che andremo a chiudere, il nostro certificate che andremo a chiudere solo nel momento in cui si avvicina al nostro prezzo d'ingresso, quindi non andiamo a perdere. Ci teniamo questo 10% di margine per poter dare la possibilità a Certificate di continuare a correre. Ci aspettiamo infatti che le banche centrali, la BCE, continuerà con una politica monetaria espansiva, quindi darà fiato a UniCredit e alle altre banche per continuare a salire. Ci aspettiamo che Moody's non boccerà l'Italia e quindi UniCredit ha tutto lo spazio per continuare a crescere. Siamo entrati e stiamo guadagnando il 10%, ma non vendiamo oggi, non portiamo a casa questo 10%, perché vogliamo lasciarci la possibilità che questo investimento continui a correre, come con una leva, la leva che è insita nel prodotto Turbo e che rimarrà fissa adesso per noi. L'abbiamo acquistato oggi a questa leva e ce lo teniamo con questa leva. Quando è che andremo a vendere? Metteremo di volta in volta un stop gain, cioè usciremo in guadagno tutte le volte che il nostro certificate stornerà. Adesso di solito noi mettiamo uno stop gain al più 5%, stiamo guadagnando il 10%, se scende del 5% noi usciamo. Crediamo invece che continuerà a salire e quindi accompagneremo l'attesa risalita di UniCredit con una leva più ampia.